L'idea del DiveX è che l'ospite non deve affaticarsi nel diving. L'appuntamento da noi è alle 10, anche perché le immersioni che facciamo al DiveX non hanno bisogno di quegli orari, noi vediamo comunque il pesce, vediamo comunque quello che bisogna vedere. Non si corre, quindi la politica è mai andare veloci, dare fretta alle persone, completamente opposto a ciò che è il mondo del diving. È un grandissimo errore premere le persone, perché? Perché quando si ha un problema in acqua, il problema non inizia in acqua, il problema inizia al diving, alla preparazione, perché se io ti presso alla preparazione, ti metto fretta, ti faccio arrivare alle 7:30 di mattina, casomai sei rientrato alle 4 perché sei andato in discoteca, come fai a essere mentalmente e fisicamente predisposto per andare in un ambiente ostile? Perché il mare è un ambiente ostile che noi gestiamo. Quindi la filosofia principale del DiveX è calma, lentezza, rilassamento, organizzazione, quindi ognuno le sue cose al proprio posto, numeri su tutte le robe. Lo staff del diving maneggia la bombola, che vuol dire che l'ospite prepara la sua attrezzatura la mattina, gli facciamo trovare fuori la bombola, la prepara, una volta che ha preparato la bombola, quella bombola non verrà più toccata dall'ospite perché una bombola pesa quasi 20 kg, quindi vuol dire che noi siamo abituati a maneggiare 20 kg, ma immaginate uno che sta dietro la scrivania tutto l'anno, non va in palestra, non fa niente, sta lì. C'ha pure un po' di panzetta, giustamente, perché fa un lavoro sedentario. Ecco, gli dico tutti i giorni, sotto il sole, a 40 gradi, pigliati la bombola, portala alla faccia. Via, lo stress. Noi lavoriamo sotto il sole, gli ospiti stanno all'ombra. Quando è tutto pronto, gli ospiti partono e si imbarcano sul gommone. Una volta imbarcati sul gommone, ci dirigiamo verso il punto di immersione che ha una distanza massima di 15-20 minuti, a quel punto noi ormeggiamo e vestiamo l'ospite. Quindi noi gli diamo la bombola, vestiamo, lui non la tocca mai, entra in acqua, facciamo il nostro giro, rientriamo in gommone, prendiamo la bombola dall'acqua. Non li facciamo salire sulla scaletta con una bombola di 20 kg sulle spalle, non mi sembra una grande idea, anche perché se quello che sta salendo sulla scaletta scivola e va all'indietro e dietro c'è uno distratto, si prende una bombola di 20 kg sulla faccia. Maneggiamo tutte le cose pesanti, le attrezzature, i piombi, li maneggiamo tutti noi in modo che l'ospite esce dall'acqua tranquillamente, si toglie le pinne, entra in gommone ed è rilassato, non è stanco, riposato, divertito, ha il tempo di parlare con i compagni perché siamo noi che sistemiamo, lui intanto chiacchiera dell'immersione. Ecco, questa secondo me è l'idea dell'immersione oggi. Le maggiori attività di ricerca che abbiamo svolto sono sicuramente sull'archeologia, sulla monitorizzazione della Posidonia, e abbiamo fatto un'attività di energia alternativa con un grosso pontone con all'interno dei giroscopi che con il movimento delle onde crea 100 kW di corrente, è stato fatto fuori dal porto. Abbiamo fatto un'attività di monitoraggio delle correnti e delle temperature marine per verificare durante l'arco degli anni cosa succedeva nell'ambiente marino, la salinità dell'acqua. Abbiamo partecipato con l'Istituto di Vulcanologia di Palermo alle ricerche marine dei vari fenomeni vulcanici sottomarini. Abbiamo partecipato alla realizzazione di una mappa subacquea con un side scanner, che è uno speciale scanner che serve a scannerizzare il fondale e fare una mappa in 3D. Le nostre ricerche in 25 anni sono state veramente molteplici, ma la più grande iniziativa che abbiamo avuto in questi anni all'inizio è stata la partecipazione per i disabili. Mi sono specializzato proprio nel portare disabili sott'acqua e fare anche brevetti ai disabili, anche non vedenti. E siamo stati anche lì i precursori come diving. La sovrintendenza del mare dei beni archeologici sottomarini è un'invenzione siciliana. Cioè, nel mondo non esiste nulla del genere, è stata inventata dal professor Sebastiano Cusa e grazie a questo tutto il mondo oggi cerca un po' di copiare, un po' invece chiama quelli della sovrintendenza della Sicilia per fare delle ricerche e degli scavi archeologici subacquei. Quindi nasco proprio come apneista autodidatta, ma con l'esperienza di mio padre che era anche lui autodidatta, non era un autodidatta, era un precursore, e poi dopo negli anni sono nate le varie scuole che abbiamo oggi in Italia di apnea, di tecniche, di pesca eccetera. Non mi avevano affascinato le bombole, devo dire, perché c'era un rumore, troppe attrezzature. Io ero uno spirito libero, ero un apneista proprio sfegatato, quindi pesca, caccia, cose che oggi proprio non fanno parte del mio credo. Ho completamente cambiato, diciamo che ho avuto una grande evoluzione su questo. Diciamo che una delle principali attività è sicuramente il diffondere ciò che è la cultura marinara, ciò che è l'immersione, ciò che è l'ambiente, ciò che è la protezione dell'ambiente, e viene data da un unico punto, semplice, semplice, semplice. Noi amiamo i bambini nel diving, ci sono una serie di giochi, come ad esempio Bubble Maker. Ecco, questa parola Bubble Maker, fare le bolle in acqua, vuol dire non andare sott'acqua, stare in superficie, prendere un equatore e fare tante bolle. Ad esempio organizziamo anche delle pulizie con i bambini, e per i bambini le canoe sono gratuite. L'obiettivo è proprio avere una cura, raccogliere la carta se si vede la carta che galleggia in acqua. L'idea nacque dalla protezione dell'environment, dell'ambiente, che era una cosa che in America già andava avanti a grandi passi, perché avevano capito che il mondo aveva bisogno di essere tutelato, soprattutto il mare aveva bisogno di essere tutelato. Allora, visto che io ero diventato istruttore da poco tempo, da circa un anno, e grazie alla PADI, che era associata a questo Project AWARE, che era una protezione proprio dei fondali marini, approfittai di questa mia qualifica come istruttore per potermi agganciare al Project AWARE e realizzare questa pulizia. Tutti i miei amici subacquei si prodigarono per aiutarmi a organizzare questa pulizia. Quindi chi portava le pale meccaniche, chi portava il camion, chi portava... Il comune all'epoca era pochissimo sensibilizzato, non è una critica chiaramente, ma era proprio tutta Italia che funzionava così. Riuscimmo a tirare fuori dal porto di Scauri circa 15 tonnellate di copertoni. In mezzo a tutti questi materiali tirammo fuori anche 2 vespe intere, buttate nel porto, batterie, cavi... plastica, eccetera. Comunque un sacco di materiale. C'era anche un articolo sul giornale di Sicilia, perché non avevano mai visto una roba del genere. Le abitudini pantesche all'epoca erano riversare in acqua, in mare, tutto ciò che si trovava in bar. Abbiamo avuto anche pesci che prima non c'erano, come per esempio i pesci trombetta, che si sono infilati grazie al grande lavoro dell'uomo del canale di Suez. Attraversano dal Mar Rosso, entrano e arrivano i pesci trombetta. Abbiamo i pesci pappagallo, siamo stati i primi ad avere i pesci pappagallo. Adesso il pesce pappagallo si sta espandendo nel Mediterraneo, perché anche le temperature medie del mare si sono alzate. La temperatura dell'acqua oggi è di 28 gradi, io non ho mai visto una temperatura dell'acqua così alta in superficie, mentre per trovare una temperatura dell'acqua da Mediterraneo estiva, dove è permesso alle nostre ostriche locali come lo spondillo, oppure che so, a dei pesci particolari come i dentici, bisogna andare sui 40-50 metri, dove abbiamo 19 gradi, quindi l'acqua è fresca, è ossigenata, c'è poca mucillaggine, perché come sapete l'acqua calda favorisce, no? Le alghe, favorisce i batteri, favorisce una serie di problemi che non dovremmo avere. Barracuda, quest'anno c'è una marea di barracuda di tutte le misure. E cosa succede però a Pantelleria se aumentano troppo i predatori? Diminuisce il mangiare, perché è vero che le castagnole, che sono quei piccoli pescetti neri che vedete in mare a nuvole, le nuvole di castagnole 25 anni fa tu facevi immersione e le attraversavi, poi a un certo punto sono scomparse le castagnole, non si vedevano più, adesso sono ritornate, adesso è come prima, quindi in realtà il mare è in continuo movimento, in continua crescita, caduta, sale, scende.